Sera ho compito di intervenire come legambiente, ma in realtà appartengo all'ambiente, ai comitati di nuova territoriale, ma non voglio sottrarmi e dire che non appartengo all'ambiente, però mi piace parlarvi come cittadino, come uno di voi, come uno che vive sulla propria pelle questa vicenda, che mi sta torturando la vita ormai da 17 anni. Per dirvi questo, voglio partire da un ragionamento che è questo. Una bugia, quando viene ripetuta molte volte, e poi magari anche pubblicata sui giornali, e magari vista anche da qualche personaggio che conta, finisce per diventare realtà. Ed è un pochino quello che è accaduto sul terzo vaglio. La veridicità di quest'opera, che nessuno ha mai dimostrato, ma si dice che sia necessario per Genova, per lo sviluppo del posto e per il futuro del paese, se no rimarremo isolati dall'Europa. Chi dicesse qualche verità verrebbe tacciato come un bugiardo. Io non voglio dire verità perché non so dove proseguo, ma voglio riprendere parole non mie, ma del giudice incosimato, anche perché se le dicessi io probabilmente sarei facilmente querelabile e non ho la possibilità economica di difendermi, ma quest'opera nasce dalla corruzione dei partiti che hanno già ricevuto il 4% di tangenti all'inizio degli anni 90 e oggi sono costretti a ripagare ciò che hanno ricevuto ormai circa 20 anni fa. Per questo, se voi andate a vedere le forze politiche, fatemi un pochino se trovate qualche forza politica che rilievo che è contrario a quest'opera, tutti la ritengono necessaria. E questa è una considerazione generale. E di questa cosa ne abbiamo parlato moltissimo, però da parte della classe politica che governa la nostra provincia non c'è mai stata una reazione di indignazione. Silenzio. Il massimo che ci disse l'allora presidente della provincia fu Albi Raglianti, poi chiede scusa qualche anno fa a noi, dicendo vabbè, forse allora non dovevo dire. Una precisazione in aggiunta a quello che il vice sindaco ha detto poc'anzi. In realtà ci sono stati altri progetti prima di questo che sono stati bocciati dalla commissione di valutazione impatto ambientale. Questo è stato giudicato idoneo dal punto di vista ambientale, ma non è mai stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale, che è una cosa ben diversa. Perché questo? Perché, visto che non riusciva a passare con un metodo legale, abbiamo inserito nella legge obiettivo che salta moltissimi vincoli di tutela nell'ambiente e quindi lo abbiamo dichiarato compatibile con l'ambiente. Ora, Salita ha detto diverse cose e ovviamente ognuno di noi porta la voce della terra da cui viene, io vengo dalla Valsenna, vivo, li abito, li vivo ai miei figli e quindi penso di avere una responsabilità, ma non tutti ce l'hanno. Obiettivamente io, quando sentii parlare per la prima volta di alta velocità, devo ammettere questa mia colpa, dicevo, che non è veloce, magari sono impulito, magari è in orario, magari che fa un bel servizio, perché no? Allora ero consigliere comunale ed era il 20 settembre 95 quando la prima volta mi di mano ad un documento dell'amministrazione che io in quel momento non rappresentavo perché non minoranza, ma in cui partecipavo ai lavori, dovette firmare la convenzione con Cosi, la prima convenzione, sostanzialmente si diceva Cosi deve fare dei sondaggi geodiagnostici
per capire quale tipo di materiale incontrerà scavando le future gallerie di servizio e la futura galleria Flavia, allora così si chiamava. Ma la cosa mi sembrava abbastanza rilevante per il nostro territorio, per cui in quel momento, quando si avvicinava il momento di quell'approvazione, dice il mio sindaco: sindaco, questa cosa non è una banalità, è una cosa rilevante, per cui ragioniamoci un attimo sopra, pensiamo un attimino che cosa può succedere, ma non avevo ancora nessuna cognizione di quelle che ho oggi. La risposta fu no, che eravamo, attenzione, nel 95. L'opera è talmente urgente che non possiamo perdere 20 giorni che tu chiedi di sospensione per studiare. Io pensavo in 20 giorni avevo la presunzione di capire qualcosa, ma mi fu impedita questa cosa perché era talmente urgente che non si potevano perdere 20 giorni. A me piace ricordare, anche perché è stata una delle cose che mi ha segnato moltissimo, un documento giunto da Cochi il 9 dicembre 1996 al Comune di Fratonato, in cui si dice, in pratica, vi chiediamo di dichiarare che l'ubicazione del foro pilota di Castagnola è di vostro gradimento. Data, attenzione, scusatemi, però questa cosa mi prende veramente tanto e quindi vi chiederei di ascoltarlo. 9 dicembre 1996. Io vivo nella pubblica amministrazione da ormai 33 anni e ci tengo molto all'efficienza della pubblica amministrazione, ma io raramente ho visto rispondere il giorno dopo su una questione di una rilevanza così grande. L'allora sindaco rispose senza convocare il consiglio, senza convocare la giunta, ma di sua sola iniziativa: vi dichiariamo che l'ubicazione del foro pilota è il nostro gradimento. E iniziò il lavoro del terzo banco. In realtà poi la vita, non brevissima ma più breve, in quanto il Ministero dell'Ambiente fermò i lavori, in quanto questi signori si stavano tuffando con la connivenza dei comuni di Fragonato e Voltanzo, perché anziché realizzare dei fori pilota, ossia per capire quale materiale stavano andando ad incontrare, avrebbe incontrato scavando, avevano realizzato due gallerie di servizio, quelle che oggi ammettono che sono due gallerie di servizio che vorrebbero a brevissimo ricominciare a scavare. Faccio un passo indietro, anche se mi sto prendendo conto di farla troppo lunga, ma sono delle cose che hai nel cuore le devi dire. In una delle audizioni della Commissione di valutazione impatto ambientale, allora presieduta dalla professoressa Vitalini a Roma, ero andato io a rappresentare le associazioni ambientaliste della zona e feci una brutta figura, in quanto uno dei biologi della Commissione mi disse: ma senti un po', ma chi è una zona in cui ci sono grosse serpenti nitiche? E io devo mettere la mia ignoranza di allora, adesso ne so un pochino di più, rimani senza parole. E mi dice: guarda che lì c'è presenza di amianto, ma voi? Io dico: guarda, non nessuno. Allora non sapevamo nulla. Poi, dopo, con la vicenda Genesir, poi successivamente abbiamo capito che cosa significa, che cosa vuol dire. E tutto questo evidentemente poi è venuto alla ribalta, tranne che la provincia di Alessandria, devo dire, con un documento del 2005 abbastanza pesante, dice delle cose notevoli, che però nel provvedimento cifre non sono recepite. Allora, io ho fatto un documento così pesante, in cui dico delle cose effettivamente di alta valenza e tu non me ne restituisci, passatemi il termine, mi arrabbio come una bestia, neanche una parola. Ora, questo qui penso che sia fatto abbastanza grave. Nel contempo, sempre la provincia di Alessandria
commissiona al Politecnico di Torino uno studio e ci pone alcune domande. Io parlo soltanto di un argomento, perché sennò la cosa viene troppo lunga, ed è quella del deposito di smarino è il materiale estratto dalle gallerie, che dovrebbe essere depositato nell'ex cava che mi si è rivoltato con la tecnica delle terre armate. Ossia, dobbiamo depositare. Poi la cifra dei mesi cubi è anche un po' divertente, perché a seconda dei momenti varia tantissimo. Ad esempio, il mese scorso è variata da 1.600.000 a 1.200.000 nel batter di una sera. Questo dato fornito dagli ingegneri di Cosmo. Io vi riporto dei dati, siccome una delle cose che ho imparato è che bisogna molto, stare molto attenti a quando si dicono le cose e fare sempre riferimenti precisi a dati ufficiali, se no poi si paga, sono io. L'ingegner Barba del Politecnico di Torino, prima cosa che fa rilevare è l'assoluta insufficienza della documentazione presentata, e si sbilancia anche abbastanza e dice probabilmente volutamente non fornite i dati che dovreste fornire. In ogni caso quello che avete in mente è contrario alla normativa vigente. Quindi recepito dal Comune di Bolzano, viene espresso parere negativo, il CIPE praticamente non ne fa menzione. Viene previsto il deposito di marino. Infatti ci stanno parlando di 1.600.000 metri cubi, 1.200.000 metri cubi di materiale che dovrebbe essere depositato lì. Ora, potrei andare avanti molto, ma mi fermo. E l'ho fatto Claudio, di solito io non lo faccio mai perché non ci credo. Di solito si fanno i ringraziamenti formali, grazie di averci invitato, perché di solito sono delle grandi falsità, invece questa volta lo voglio fare all'amministrazione di Arquata, in particolare al sindaco che la rappresenta, perché è l'unico comune che ha permesso un inizio di discussione. Io vengo da Voltaggio, che è il comune di Voltaggio, uno dei pochi che ha iniziato anche lui un minimo di discussione, ma non ha permesso alla voce contraria di esprimersi. Ha invitato esclusivamente Cogi. Poi però, obiettivamente, devo essere obiettivo, è stata una buona pensata, passate un termine, in quanto chi era presente quella sera ha capito chi abbiamo davanti e ci sono due interpretazioni. O sono, e non li ho definiti io così, dei fusieri Cogi, oppure sono abilissimi, non hanno risposto ad una domanda, e quando il numero uno di Cocci, il direttore del consorzio, sentendo un'obiezione molto cauta provenire dal pubblico, che più o meno suonava così, scusi, adesso lei ci ha illustrato una meraviglia di quello che succederà nella nostra terra, ma ci dica veramente quello che a noi interessa, che cosa succederà davvero? La risposta è stata, Giovanni vai avanti tu, e ha passato il microfono al suo numero 2, che non ha dato risposte. Obiettivamente è stata una serata straordinaria dal mio punto di vista, però poi magari pensandoci dopo, questi sono molto più furbi di noi. Sono molto più furbi di noi perché hanno trovato un modo, passando un po' da silenzio, di non rispondere a nessuna domanda. Per cui la preghiera che faccio al sindaco, e so, vivendo nella pubblica amministrazione, come si deve muovere la pubblica amministrazione, che ha necessariamente un metodo diverso da quello che può essere il movimento dei cittadini, però avete di fronte delle volpi, che sono non solo volpi, ma hanno anche l'apporto di buona parte della classe politica del governo, la provincia di Alessandria, la governata, e che ha avuto rapporti fortissimi, grossi personaggi con il mondo imprenditoriale che è fortemente coinvolto in questa vicenda, si guarda a caso e passa dentro l'intervento.